Continuano i nostri servizi sulla grande Filotex, la squadra di Prato che conquistò il mondo con i suoi atleti negli anni 60 e 70. Un uomo importante di questa formazione è stato il dottor medico Giovanni Falai, medico sportivo per eccellenza. Medico della Filotex, lì ci fu proprio l'esplosione del dottor Falai, che poi fu medico della nazionale negli anni 70-80, nazionale di ciclismo, e poi medico affermato nell'Empoli Calcio in Serie B e Serie A. Quindi stiamo parlando di un personaggio straordinario che ha dato la continuazione a Franco Bitozzi di correre in bicicletta, perché Franco si poteva anche fermare per il cuore. Il dottor Falai lavorò a lungo su Franco Bitozzi e Bitozzi è diventato il campione che è stato. Sì, effettivamente è vero, aveva questo grosso problema cardiologico che più di altro l'aveva anche molto impressionato. E aveva ancora una persona che stava un po' ancora in formazione, diciamo, perché ancora giovane a quell'epoca, erano problemi a livello di, io pensavo, ormonale, e non lo correva più su un basso fatto nervoso, ma su un fatto ormonale, e si potette correggere il disturbo che aveva, che era diventato un riflesso condizionato, toglierlo e poi cercare anche di rinforzarlo dal punto di vista di funzionalità bioritmica ormonale e di non averlo più praticamente, o averlo saltuariamente qualche volta, qualche accenno, solo passeggero. Dottore, lì lavorò anche a livello psicologico, perché su un campione così che correva con i grandi c'era da tenerlo tranquillo, c'era da dire che piano piano si poteva migliorare, raggiungere grandi traguardi, che poi come è stato, insomma. Sì, praticamente lui ancora non aveva una personalità già completa, era ancora in formazione, era giovane a quell'epoca, e allora ci voleva una personalità più affermata, più sicuro di se stesso, più un'autostima, e questo cercare di dargli, diciamo, quel contatto, parlando questo più dal punto di vista psicologico, e poi tenendogli sempre sistema nervoso in una forma equilibrata, senza subire tante influenze dall'ambiente esterno. Tant'è vero, lui l'aveva questi disturbi solo in determinati posti, per esempio Giro di Lombardia e Ponte di Lecco, se la corsa passava da Prato, perché c'era la Filotese, o Toscana, o le prime tappe dei giri anche, perché dopo non l'aveva più praticamente. Stava a Giro d'Italia, dopo passate le prime tappe, finivi il giro, non aveva più questi problemi. Che capì praticamente che era un problema soltanto, diciamo, funzionale, no organico, perché i cardiologi che l'avevano visto allora l'avrebbero fatto smettere di correre, e allora non c'era come oggi, facevo l'ablazione chirurgica per cercare di togliere queste tachicardie parossiste che lui aveva. A quell'epoca non c'era niente di cure su questo aspetto, pensavano sempre che potesse essere una malattia organica, e invece era solo una malattia funzionale, un'alterazione, era un riflesso condizionato che si ripeteva, e andava da sotto questo aspetto. Con delle cure appropriate a quell'epoca sono riuscito a non averlo più. L'ultima volta l'ebbe il Giro di Toscana che vinse. L'ultimo attacco di tachicardia parossistica era tachicardia parossistica. Addirittura era una malattia che avevo ricercato nei libri, la sindrome di Bouveret-Hoffmann si chiamava. Era stata descritta con un'enciclopedia medica francese che avevo preso io per guardare queste cose qui. E praticamente si trovò il verso di farla guarire. Allora, il dottore ha 90 anni e ancora si ricorda tante cose di Franco Bitozzi. Per concludere su Franco Bitozzi, dottore, ecco, con quello che aveva, lei pensava che Franco raggiungesse quello che ha raggiunto? Ma quando si chiama Franco Bitozzi, per esempio, gli misuravo la capacità vitale con lo spirometro, aveva una grossa capacità vitale che gli permetteva di fare quell'allungo che ai campionati del mondo non ce la fece, gli bastò per vincere, ma aveva vinto tante corse con l'allungo finale, aveva una capacità polmonare notevole con una riserva d'ossigeno notevole. Questo era un vantaggio per vincere una volata o uno strappo a solo. Aveva il cronometro corto, le vinceva i prologhi, allora ne faceva a meno. Oggi le aveva vinte tante di più, ci sono più spesso. E con questo notavo che aveva queste qualità.
Poi gli esami dal punto di vista cardiologico li ho fatti tutti, se esistevano problemi patologici, patologie cardiache o qualcosa, non c'era niente, prima di arrivare a curarlo su un principio che credevo io, che presupponevo, volevo essere sicuro non ci fosse niente di tipo organico, né forme reumatiche, né reumatismi, non c'era niente di questi problemi, era tutto un problema di alterazione bioritmica, per cui non era una malattia cardiaca, era una malattia di sistema endocrino, di sistema neuroendocrino, che andava riequilibrata, era come una chitarra scordata, uno strumento musicale, andava rimesso un po' in equilibrio. E se quella c'era delle cure, allora, soprattutto che riusciva a riequilibrarla, il magnesio, diverse cure di questo tipo, e migliorò e poi dopo vediamo guarire. Poi dovete rinforzare i suoi bioritmi della vita vegetativa per evitare le ricadute. E con questo riuscì poi a non averlo più andando bene. Insomma, un successone per Franco Vitozzi, ma un successone anche per il dottor Falai, che venne conosciuto dal mondo ed apprezzato per il lavoro fatto. E Franco Vitozzi adesso è fra gli atleti più importanti del mondo per le vittorie che ha ottenuto. Queste vittorie si chiamano anche dottor Giovanni Falai. Anche, penso, insomma, ho fatto la mia parte di medico, poi dopo c'è la messa lui la volontà di fare, perché poi quelle poi contava anche lui, dargli proprio più fiducia in se stesso, perché c'era sempre la paura della recidiva ad una o sull'altra, e allora bisogna agire anche sul piano psicologico un po'. Questo ho cercato di farlo, perché ho sempre curato tutti i malati, il lato psicologico io. E qui il dottor Falai ha fatto un grandissimo lavoro. Allora, arriviamo al giovane Moser. Pitossi lascia la Philotes, arriva Francesco Moser. Anche lì all'inizio c'è stato da lavorare perché questo ragazzo era giovane, un po' impulsivo, però insomma, Moser ha fatto tanto alla Philotes. Il problema di Moser, quando arrivò dilettante Moser qui, aveva le tonsille, aveva tonsillite, arrivò nel 71. Allora era in Bottegoli, lo faceva in cura, arrivò con Bottegoli, lo portò a Giorgio Vannucci. E invece delle cure, mi ricordo, non si fece operare perché e guarì e non è più noia. Quando è tornato professionista, dopo 2 anni, 3, al giro d'Italia, il primo giro d'Italia che fece, mi dette noia. Cominciò a avere problemi della sua temi alta, difetti di recupero, e fece, insomma, non fece una bella figura ai giro d'Italia. Passando al giro di Svizzera dopo, e anche lì non andò tanto bene, sono dei limiti. Allora ripresi in considerazione, si studiò il caso e ricomparve c'era questa tonsillite, ipertrofia tonsillare. Dagli esami sortì dei problemi della sua temi alta e altre cose che davano noia anche a Reni. Allora dovetti fermare. E dice, bisogna togliere le tonsille, perché le tonsille possono creare un sospetto per la nefrite, per esempio, oppure un'infiammazione renale. E allora si dovette fermare, togliere le tonsille e far scomparire tutti, diciamo, questi scompensi a livello ematologico che si trovavano. Praticamente con questa terapia, l'operazione rimessa dopo, è tornato a posto e non ha avuto più nulla. Però io volli che non corresse per tutto l'anno, era il 73. Se si ripristinasse tutta la funzionalità, penso io, più renale che fisica. Insomma, si rimise a posto l'anno dopo, cominciò a correre, vinse la prima corsa nel 74 e poi nel 74 vinse anche la Parigi, cosa, la Parigi Tourmi, una classica già internazionale. E poi vince la Lombardia, la vinse nel 75. Insomma, vinse tre diversi giri in Toscana nel 26-7. Andò subito forte, andò sempre forte. Allora, possiamo dire, dottor Falai, che la Philotes ha regalato un campione alle altre squadre. Gli ha dato un campione, perché dopo la Philotes è stato forte. No, con Sanso è stato un'annata eccezionale. 78, anche con coppia con De Vlaeminck, che il Sanso si vinse la classifica, c'era la classifica. Come la chiamano oggi? La Coppa del Mondo. Prima c'era il trofeo di Sgrange Colombo, la Coppa del Mondo si vinse, sì, perché vinse il Moser, Parigi-Roubaix, no, Parigi-Roubaix vinse Moser nel 78, poi De Vlaeminck che vinse il giro la Milano-Sanremo, lui il giro di Lombardia, insomma, vinse tante corse, si vinse la Coppa del Mondo, era la Coppa del Mondo, sì. Allora, concludendo la nostra chiacchierata, dottore, perché praticamente.
E la Filotes ha legato il proprio nome a due grandi campioni, senza dimenticare gli altri che sono stati tutti d'appoggio e molto bravi a questi due grandi corridori. Sì, sono stati due grandi corridori. Io per questo con loro ho avuto anche pubblicità, perché per esempio in Francia io sono molto conosciuto da tutti i giornali delle equipe, quello che è morto, che scriveva sull'equipe, Pier Chanissima. Quello che scriveva sull'equipe era il maggiore giornalista di ciclismo, che ha scritto un libro, me lo mandò per regalo con dedica, cioè sempre, la favolosa histoire de cyclisme en France e nel mondo. Era un bel libro e lui anche parla di me in questo libro, mi mandò questo libro regalo con dedica. È facile parlare del dottor Giovanni Falai, che è stato un grande. Allora, dottor Falai, noi la ringraziamo per questi racconti splendidi che ci ha fatto. Noi sapevamo chi era, chi è stato, cosa ha fatto e che cos'è ancora, perché a 90 anni è sempre in pista. Io lavoro ancora, lavoro in una forma ridotta perché guido più la macchina, sono stretto a farmi portare, c'è lì l'autista e mi porta quando c'è bisogno. Poi vengo ancora qui perché anche ieri ho visto un ragazzo dei problemi, è venuto apposta da Reggio Emilia, di Reggio Emilia ha avuto il permesso di venire con le certificazioni perché aveva dei problemi, il suo babbo voleva portarlo da me in tutti i modi e da studiarlo bene per risolvere i casi, perché sono addetto a fare casi difficili e cercare di risolverli, di studiarli. Grazie dottore, complimenti per quello che ha fatto e per quello che ci ha regalato a tutti gli amanti del ciclismo. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie anche a voi per tutto quello che venite a fare, siete venuti qua giù.